scuola che ci fa il dono di questa serata. Scuola in armonia è un evento fortemente voluto dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, il dottore Luciano Greco. Con il patrocinio del comune cittadino e della provincia di Cosenza. A farla da padrona questa sera la musica che in questo scenario veramente di inenarrabile bellezza del teatro renitano farà vibrare le corde dell'anima estasiandola con un repertorio di brani natalizi e di grandi classici del panorama musicale nazionale e internazionale. È seguito per noi dal coro delle voci bianche, Suavis Concentus, dell'Istituto Comprensivo Terzo Negroni di Cosenza, con a capo la dirigente scolastica Marina Del Sordo. E dalla giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano, guidata dalla dirigente scolastica Concetta Nicoletti. A dirigere coro e orchestra i maestri Carmela Martire e Fabrizio Zecca. Prendere la parola dopo la musica è veramente difficile, difficile tantissimo, ve lo dico con grande sincerità. L'inno di Mameli è seguito dall'orchestra, dalla giovane orchestra prima, e è cantato dal tenore Stefano Tanzillo. Prima di entrare nel vivo della serata, voglio informarvi che in questo momento siamo in diretta streaming sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale e sulla pagina ufficiale dell'Ufficio Scolastico su Facebook. E do il benvenuto a tutte le autorità civili e militari presenti in sala. Saluto il sindaco, nonché presidente della provincia di Cosenza, l'architetto Mario Chiuto. Grazie. E invito a salire sul palco colui che ha voluto tutto questo, che fin dall'inizio ha creduto in quello che stasera sarà realizzato per voi, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, il dottore Luciano Greco. Vogliamo pochi istanti perché il dirigente scolastico sia qui, sta arrivando, sì, scusate, io non... eccoci qua, il dottore Luciano Greco. Buonasera, benvenuti a tutti quanti voi, ringrazio davvero di cuore tutta la scuola cosentina e tutti gli amici e ospiti che stasera ci allietano e danno, come dire, una testimonianza di attenzione e di sensibilità verso quello che è una realtà, la realtà scolastica cosentina già affermata per l'abilità. Sono abilità quelle dei nostri studenti che si sono già consolidate nel corso del tempo. Abbiamo l'esibizione di un'orchestra, l'Istituto Comprensivo di Cerisano, che vanta un'esperienza decennale, anche fuori dei confini regionali questi ragazzi si sono davvero distinti e hanno dato dimostrazione di essere testimoni di un'altra Calabria, la Calabria che più ci piace, la Calabria della quale forse si dovrebbe parlare un po' di più. E che dire, lasciamo davvero questi ragazzi esibirsi perché avremo l'opportunità e il piacere davvero di condividere una serata molto lieta. Ho avuto la fortuna qualche settimana fa di conoscere e quindi di essere testimone
della bravura di queste persone in formazione che sono davvero abilmente guidati anche da docenti, di scuole che davvero si dedicano ogni giorno appunto a far crescere questi ragazzi. E devo anche ringraziare per la possibilità di condividere questo evento anche le due scuole che tanto hanno collaborato con noi, i docenti, i dirigenti scolastici che hanno potuto consolidare appunto la possibilità di realizzare questa serata, che è una serata che ha un significato più. Ed allora davvero ringrazio tutti quanti voi e speriamo davvero di essere rallegrati dall'esibizione del coro e anche dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano. Grazie e colgo anche l'occasione per augurare a tutti voi un lieto anno. Grazie. Al dirigente dottore Luciano Greco e vi faccio una breve presentazione del coro che tra poco inizierà il suo repertorio per questa, voglio ricordarlo, siete una magnifica platea, io parlo sempre con il cuore, spero vi arrivi. Il coro di voci bianche Suavis Concentus nasce nell'Istituto Comprensivo Terzo Negroni di Cosenza nell'anno scolastico 2012-2013 ed è formato da una settantina di allievi provenienti dai tre ordini di scuola dell'Istituto, la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Il progetto è stato ideato e voluto dalla dirigente scolastica Marina Del Sordo, consapevole dell'importanza del coro quale mezzo di educazione e formazione della persona, nonché della sua valenza sociale. È diretto dalla professoressa Carmela Martire e diverse sono le performance che lo hanno visto protagonista in eventi importanti. Insomma, un bel percorso intenso in cui i ragazzi, mettendosi in gioco e aprendosi a nuove modalità espressive, hanno imparato a lavorare insieme e questo è l'obiettivo principale, lavorare insieme, essere in sinergia e lavorare per un fine. Qua leggo che il coro insegna l'unanimità, la capacità di stare insieme e di collaborare. E adesso annuncio i primi due brani inizieranno con brani che appartengono all'antica tradizione e che sfidano il tempo, sono amati da sempre e non tramonteranno mai. Inizieranno con Adeste Fideles, il brano che è un classico, una melodia irlandese del 1746, un classico del repertorio natalizio, come dicevo, e non c'è coro che non lo proponga questo antico canto, tanto che qualunque presentazione comunque risulta veramente inutile. E non se ne conosce l'autore, l'unica certezza è il nome del copista, cioè di colui che la trascrisse il testo, Sir John Francis Wade, che l'avrebbe ripreso da un tema popolare irlandese nel XVIII secolo. E poi a seguire ci regaleranno Silent Night, un altro classico noto canto natalizio di origine austriaca con testo scritto dal reverendo Joseph Moore nel 1816, melodia composta da Franz Gruber e oggi è una delle più noti e conosciute nel mondo. Si ritiene sia stata tradotta in oltre 300 lingue. Io non voglio rubare la voce e lo spazio alla musica. Signori, per voi il coro Suavis Concentus con questi due brani, Adeste Fideles e Silent Night. Prego, per voi. Thank you.
Silenzio! Facciamo il mozione come lo sta. Thank you.
Carmela Martire, grazie, ragazzi, siete stupendi, siete meravigliosi. Un applauso, perché questa è una serata della musica, della scuola, è una serata della scuola, della scuola positiva. Ce la dobbiamo veramente godere, respirare fino in fondo, perché la scuola è vita, la scuola è anche questo. Qualcuno mi diceva, non esageriamo, la scuola mette in campo quello che fa il giorno e noi siamo felici, io come donna di scuola sono felice e onorata di essere qui stasera insieme a voi per parlare di scuola, per far suonare, cantare, per ascoltare questi ragazzi in questo teatro magnifico. La magia ci fa volare, la musica ci fa volare alto e in questo scenario voliamo veramente tre volte di più. A seguire e ancora ci delizieranno con un canto, una melodia dolcissima francese, Caresse sur l'océan di Bruno Coulet, tratto dalla colonna sonora del film Le Choriste. E poi ne presentiamo due per volta, vero? Scusate, io sono abituata a non essere nemmeno troppo formale. Siamo tra amici in fondo, c'è il mondo della scuola che al 90% conosco. Vi chiedo scusa se esco da quelle formalità a volte. Secondo brano, canto che ci regaleranno è una lauda che è un canto spirituale e religioso che si sviluppò in Italia a partire dal XIII secolo e fino al tardo Settecento. La lauda Altissima Luce in lode alla Vergine è tratta dal Laudario di Cortona, un manoscritto italiano della seconda metà del XIII secolo. Per voi dunque Altissima Luce. Sì, va bene. L'ho dimenticato. Caresse sur l'océan. Grazie, siete tutti.
applauso, per favore. Siete molti applausi. Lo meritano, meritano tutto. Andiamo avanti. Debbie Hall, una allegra canzone natalizia pubblicata per la prima volta in Inghilterra nel 1881 e celebre ormai in tutto il mondo. E l'autore del testo resta anonimo, mentre la melodia è stata attinta sicuramente da una tradizionale canzone gallese del XVII secolo. E poi a seguire Tres Cantos Nativos dos Indios Crao, e lo proponiamo veramente un ritmo bellissimo, un lavoro basato su tre melodie cantate dalla tribù dei Crao, un gruppo di indiani nativi del Brasile. Per voi Deck the Hall e Tres Cantos Nativos dos Indios Crao, il coro. Ma la 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 la, questo è il giorno pieno di noi.
fare passione. Questi ragazzi ce la mettono tutta, infatti lo dimostra. Il lavoro che c'è dietro lo dimostrano stasera su questo palco. E stiamo per concludere questo breve concerto del coro Suavis Concentus. E il prossimo brano è tratto dalla tradizione afroamericana, Hotel di Tony the Mountain. Vi lascio per pochi minuti con loro e poi tornerò, perché ci faremo anche una breve pausa. Prego. Thank you.
con la seconda parte di questa serata. Un attimo. Riprendiamo, come dicevo, con la seconda parte. Avremo il piacere di ascoltare questa orchestra, la giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano, diretto dalla dirigente scolastica Concenza Nicoletti. Ma prima di passare, di farci deliziare dalla musica dell'orchestra, io voglio precisare una cosa: succede anche qualche svista, soprattutto quando si è su un palco e bisogna ricordare tante cose. Devo ringraziare il pianista che ha accompagnato prima il coro, il maestro Andrea Pauleo. E voglio, per questa secondo nome, voglio un applauso speciale, perché la voce solista che abbiamo ascoltato durante la performance del coro era quella di Francesca Audiero, che è venuta a cantare con la febbre. Un bel applauso. Un alto senso di responsabilità, la passione la accompagna questi ragazzi. Bene, il coro, la giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano, che è diretta dal maestro Fabrizio Zecca da sempre, da quando è nato, perché quest'anno l'orchestra taglia il nastro del decimo anno. Un applauso. Nasce nel 2004 nella sezione di Cagata, una breve storia vi faccio, di Marano Marchesato, della scuola media statale di Cerisano, dove era stato attivato l'insegnamento dello strumento musicale. Nel 2015 arriva il primo concorso e l'orchestra si classifica al terzo posto al Danilo Cipolla di Cetraro. Negli anni successivi comincia a partecipare a concorsi regionali, poi nazionali. Cresce sempre di più di anno in anno questa orchestra, e nel 2009-2010 c'è una svolta importante. La scuola si trasforma in istituto comprensivo, a guidarla è la dirigente scolastica, la dottoressa Concenza Nicoletti, che attualmente è al suo comando e che favorisce la costituzione di una grande orchestra formata dagli studenti appartenenti a tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo. Quindi nasce la giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano e diventa ormai una consuetudine partecipare a rassegne nazionali e a premi prestigiosi. Nel 2013 è selezionata per il premio San Carlo a Napoli, si esibisce sul prestigioso palcoscenico del Teatro Partenopeo e vince l'omonimo premio, e pista il successo poi nel 2014, sempre al San Carlo. Come vi dicevo prima, la direzione è da sempre affidata al maestro Fabrizio Zecca. Adesso apriranno il loro concerto con Jazz Suite numero 2, Second Waltz di Dmitri Shostakovich, che è un valzer che si rifà alla tradizione russa. Dmitri Shostakovich è uno dei più importanti compositori di scuola russa e della musica del Novecento. Nasce nel 1906, il suo linguaggio musicale, vi dicevo, che si rifà alla tradizione russa, e dopo un primo periodo si riallaccia alla musica romantica ispirandosi a Gustav Mahler, ma anche a Mussorgsky. La sua musica spesso comprende acuti contrasti ed elementi veramente grotteschi. Nel brano sono da sottolineare le parti solistiche affidate anche nello originale al sassofono, strumento che è poco utilizzato nel repertorio. Prego, voce all'orchestra, non voglio rubare più tempo.
Musicale dal più celebre compositore italiano di tutti i tempi, Giuseppe Verdi, dal Rigoletto, l'opera in tre atti, ascolteremo il preludio insieme alla Traviata, altra pietra miliare della trilogia. Il Rigoletto è l'opera più eseguita nei teatri di tutto il mondo. Il preludio che apre l'opera racchiude tutta la forza drammatica della vicenda che colpisce il buffone di corte e sua figlia, il dramma di un padre e l'illusione di una figlia. Il maestro di Busseto nello spartito originale affida questo dialogo alla tromba e al trombone, lasciando scoperte le loro voci in un grido di dolore. Nella versione che ascolteremo, la tromba è sostituita dal sax,
alto e il trombone dal sax tenore. Dal Rigoletto, il preludio, l'orchestra, la giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo di Cerisano. Italiano Pietro Mascagni, che visse a cavallo tra 800 e 900, occupando un posto di grande rilievo nella musica del tempo, soprattutto grazie al successo immediato e popolare ottenuto nel 1890 con la sua prima opera, La Cavalleria Rusticana. E proprio dalla Cavalleria Rusticana quell'orchestra ci farà ascoltare Intermezzo Sinfonico, opera di grandissimo successo, e si colloca a metà della narrazione musicale tra l'ottava e la nona scena e assume un carattere, scusate, mestiere popolare, oltrepassando i confini del melodramma. Francis Ford Coppola utilizza questa pagina musicale nella scena più importante della terza parte della saga del Padrino. La partitura originale è quasi interamente dedicata agli archi, con il solo intervento dell'oboe e il sostegno armonico affidato all'organo e all'arpa. La trascrizione resta fedele alla tonalità di impianto, sostituendo nella parte A della struttura gli archi ad un coro di sassofoni, mentre la parte B, come in partitura, resta affidata agli archi. Ed è per voi Intermezzo Sinfonico dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
dell'orchestra e del suo direttore, del maestro Fabrizio Zecca. E da Mascagni passiamo a Giacomo Puccini, Liberamente Puccini, dedicata al compositore toscano. È un lavoro che il maestro Fabrizio Zecca ha elaborato in seguito alla partecipazione della giovane orchestra al premio San Carlo 2014, il cui tema era proprio incentrato sulle figure di Puccini e di Mascagni. Sin dal momento della realizzazione, nonostante dovesse essere eseguita solo strumentalmente, l'idea di poter affidare le varie arie di Visi, d'Arte, di Tosca e Un mio bambino caro da Gianni Schicchi ad un soprano è stata indicativa per la realizzazione dell'arrangiamento stesso. Le tonalità, che sono difficilissime per giovani musicisti, rispettano lo spartito originale. La fantasia si apre con le battute iniziali di Tosca e si chiude con lo struggente finale della Bohème. Per voi, Giacomo Puccini, Liberamente Puccini, l'orchestra, la giovane orchestra. Thank you.
caso vorrei salutare Sua Eccellenza, il nostro prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao. Buonasera, prefetto. E adesso un altro brano. Alan Menken, il prossimo autore, è La Bella e la Bestia. Alan Menken è un compositore statunitense di colonne sonore e musical, vincitore di diversi premi Oscar, tra i quali quello per Beauty and the Beast, per la migliore canzone nel 1992. Il successo planetario del film della Disney ha indotto Broadway a realizzare un musical che ha fissato il successo del lavoro cinematografico. Anche in Italia, nella versione italiana, il musical ha riscosso molti consensi con diverse repliche al Teatro Sistina di Roma e al Teatro Manzoni di Milano. Nel recente mese di dicembre, due protagonisti dello stesso musical, Manuel Frattini e Silvia Di Stefano, hanno assistito ad una prova della giovane orchestra e la band italiana ha offerto la voce al tema della Bella e la Bestia in una emozionante jam session. Per voi, La Bella e la Bestia di Alan Menken, cantata da Noemi Luciani.
giovane orchestra veramente eccezionale, fa vibrare le corde dell'anima questa musica, come vi dicevo, la musica fa volare alto. E adesso è il turno di un altro italiano, Nino Rota, un grande compositore di colonne sonore, tra cui quelle di film come Amarcord. È proprio Amarcord il successo di un grande film decretato da tutte le sue componenti. Federico Fellini vinse l'Oscar con il suo lungometraggio rappresentativo, che è appunto Amarcord, anche per la sua straordinaria colonna sonora. La musica senza l'azione scenica, sappiamo, immerge l'ascoltatore nelle figure, nei personaggi, nelle scenografie urbane affrellate che volle Fellini per quello che è definito uno dei più grandi capolavori del cinema mondiale. L'arrangiamento del maestro Zecca ben si coniuga con l'esigenza di dare spazio alle voci della sua orchestra, esaltando la melodia e affidandola ai diversi strumenti. E poi, a seguire, cosa dire del prossimo autore Ennio Morricone e della sua musica? Noi ascolteremo C'era una volta il Quest, canta in prima assoluta Simona Corino, che è allieva del soprano Maria Carmela Conti. Un applauso per favore. Il maestro del verso, un'italiana, Sergio Leone, volle accanto a sé il compositore romano Ennio Morricone per le sue pellicole. Memorabili i concerti all'Arena di Verona, l'incontro della giovane orchestra con la musica di Morricone si ebbe in occasione proprio di una esibizione della formazione presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, e da quel momento un brano di questo straordinario compositore rientra sempre nel repertorio della giovane orchestra. Prego. Thank you.
presento i maestri, i professori che hanno reso possibile questa magia. Professoressa Donatella Belmonte, io vi professoressa Vita Pirrotta, violino. La professoressa Ilia Marta Palanga, violino. La professoressa Maria Rosaria Lucchetta, violoncello. Professor Angelo Rotondaro, sax. Professor Pascal Ferraro, sax. Professor Serena Covello, sax. Professor Pasqualino Conte, clarinetto. Professor Massimo Belmonte, percussioni. Professor Paolo Cugiani, pianoforte. Paolo Manfredi, pianoforte. Mi corre l'obbligo ringraziare soprattutto, mi pare che nella presentazione sia stato detto, gli ex alunni, quelli che continuano a seguirci, quelli che vengono, che si sono cresciuti nella nostra orchestra, nella nostra scuola e che hanno anche proseguito gli studi. E voglio soprattutto ringraziare a chi non è stato messo in condizione di venire a suonare con noi stasera. Grazie, grazie di cuore.
pagina musicale importante, Franz Lehár. Dalla Vedova Allegra tace il ladro. La giovane orchestra, nella sua azione di scoperta dei generi musicali, ha tratto ispirazione più che altro dalla musica per il teatro. L'incontro artistico con il soprano, che vi annuncerò tra poco, aggiunge un tassello importante a questa straordinaria avventura. Ci mancava l'operetta, dicono, e il brano che ascolterete è stato pensato proprio per questo concerto, arrangiato dal maestro Zecker, concertato con l'orchestra in pochissime prove. L'idea è quella di montare un repertorio per esportare, più di quanto l'orchestra non lo faccia già, un prodotto della scuola italiana nei festival e nei teatri e nelle sale da concerto. Un progetto ambizioso, un lavoro che nasce da un laboratorio permanente dove i protagonisti sono impegnati negli arrangiamenti, nella realizzazione delle parti e nella concertazione. È un lavoro che arriva dalla determinazione, dalla coerenza, da una passione, e questo lo dobbiamo riconoscere sia all'orchestra che al coro. Vi prego un altro applauso, non siate avari, gli applausi per questi ragazzi non devono mancare, perché con grande emozione che vi annuncio la partecipazione speciale del soprano Maria Carmela Conti, che canterà dalla Vedova Allegra tace il ladro. Prego. Thank you.
speciale a questa serata, a questa festa della scuola. La scuola che arriva sul palcoscenico prestigioso di questo teatro e offre la sua musica. Bello, ci ha fatti incontrare, ci ha deliziati e ci ha estasiati. Accende la gioia nei nostri cuori e spero duri per tutto il 2015. Spero, dottore Greco, che sia la prima edizione, potrebbe diventare la prima edizione il concerto della scuola di una serie di edizioni, perché no? Ci stiamo avviando alla conclusione di questa bellissima serata, una serata intensa, però prima del gran finale, e rimarrete veramente stupiti, ci sarà la consegna delle targhe ai due istituti comprensivi, l'Istituto Comprensivo Terzo Negroni di Cosenza e l'Istituto Comprensivo di Cenzano, come riconoscimento per l'eccellenza esibita dagli studenti e il merito della loro guida da scrivere alle due scuole. Una targa sarà consegnata anche all'Istituto di Istruzione Superiore Mancini di Cosenza, guidato dalla dirigente Paola Bisogni, che ha dato un grande contributo con le sue impeccabili hostess in sala. Grazie. Grazie a consegnare, io prenderei le dirigenti. La dirigente dell'Istituto Terzo Negroni di Cosenza, la dirigente scolastica Marina Del Sordo e la dirigente Nicoletti, la dirigente Bisogni, di salire sul palco e il dottore Luciano Greco per la consegna delle targhe. Grazie. Tanto si preparano i ragazzi perché ci sarà un gran finale, coro e orchestra insieme faranno cantare la platea, mi raccomando partecipate attivamente perché sarà bellissimo. Stanno arrivando anche le tre dirigenti e il dottore Luciano Greco per la consegna delle targhe. Questi sono i momenti che non mi piacciono perché si rimane nel vuoto, sospesi, però succede anche questo. Stanno prendendo posto. Per l'accoglienza, grazie alla dirigente di Bisogni e poi la carta del dottore Luciano Greco.
seconda targa viene consegnata sempre dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il dottore Luciano Greco, all'istituto comprensivo Terzo Negroni di Cosenza, la dirigente scolastica Maria del Sole. Del Rendano in questo momento. Terza targa per l'istituto comprensivo di Cerisano va alla dirigente Concetta Nicoletti, per le dirigenti alle scuole viene consegnato per questa eccellenza che ci hanno portato qui, ci hanno fatto sognare veramente. Prego, dottoressa. Ed io a questo punto darei anche la parola alle dirigenti per dire qualcosa in merito a questa meravigliosa serata. Grazie. Intanto io dico che sono emozionatissima, il mio cuore batte più forte dei timpani stasera, perché in questa cornice magica veramente è una sensazione incredibile stare su questo palcoscenico. Mi corre l'obbligo di ringraziare il dottor Greco che ha voluto dare l'opportunità a questi ragazzi di esibirsi. Lo strumento musicale è una grande peculiarità all'interno degli istituti comprensivi. Poi saper cogliere queste peculiarità dipende molto dall'impegno. Io credo che l'impegno si debba coniugare, si coniuga in realtà con l'entusiasmo, con la passione e con lo studio. Quindi ringrazio davvero il dottor Greco per averci coinvolto in questa avventura, come la professoressa poco fa ha definito questa serata, una serata magica dove la musica è sicuramente protagonista insieme ai nostri ragazzi e ai docenti che possono realizzare tutto questo con l'abnegazione, perché tante volte ci sono delle difficoltà anche nei trasporti e ringrazio per questo anche i genitori che sono sempre presenti. Grazie ragazzi, siete stati magnifici, grazie davvero, avete meritato tutti questi applausi e questo pubblico eccezionale, grazie ancora, grazie dottore. Adesso la dirigente del Negroni, la dirigente Marina del Sordo, per voi. Buonasera, emozionatissima ovviamente. Commossa anche, non è una coperta di Linus, naturalmente abbiamo inaugurato anche delle sciarpe azzurre proprio in occasione di questa grande festa che dedichiamo e il provveditore Deus Ex Machina ha voluto inaugurare il 2015 all'insegna proprio di una scuola che fosse in armonia, ma non la scuola solo di Cosenza, la scuola della provincia cosentina, ma la scuola calabrese che poi nella più vasta comunità nazionale ed europea, perché i nostri ragazzi sono veramente cittadini internazionali, in questo modo potranno andare veramente nel mondo intero. E la scuola è così, con la S maiuscola, e noi ringraziamo, qui siamo tutti, amo dire ancora provveditorato agli studi, e quindi il signor provveditore ci ha voluto tutti insieme. Oggi, stasera, è stata la serata di alcuni allievi di questa scuola italiana, di questa scuola calabrese. E domani, dopodomani, avremo sempre di più, perché in ogni scuola, ovviamente facciamo un omaggio anche un po' campanilistico, la scuola della provincia cosentina è una scuola che corre, galoppa, ed è una scuola veramente di eccellenza. Qui ognuno lavora alacremente,
E la cosa più bella è perché lavoriamo perché il territorio possa migliorare. Infatti ringraziamo intanto i patrocini della provincia di Cosenza, ancora ringraziamo il presidente, l'architetto Mario Chiuto, il presidente della provincia che ci ha curato in tutti i particolari. Ringraziamo ancora il sindaco di Cosenza che ci ha dato l'onore di poter, e quindi l'architetto Mario Chiuto che ci ha dato l'onore di poter far gioire i ragazzi e le intere comunità scolastiche in questa cornice meravigliosa del Teatro Rendano, storico il Teatro Rendano, e ringraziamo ancora tutte le autorità intervenute e in particolare Sua Eccellenza il nostro prefetto, Eccellenza grazie. E la comunità è questa, cioè avere creato un coro nel 2012-2013 ha avuto questa idea, nel senso non una semplice aggregazione di ordini e gradi diversi, ma una comunione di intenti, di cuori, di animi e di grandi calore e talenti. Quindi grazie di nuovo. Grazie, buonasera a tutti e grazie di aver accolto questo invito. Io che dire, sono molto emozionata, ringrazio il dottore Greco, le colleghe del Sordo e Nicoletti, perché questo è il mio debutto. Hanno tenuto a battesimo il mio arrivo in città come dirigente appunto del Mancini, che è un istituto appunto prestigioso già per me. Quindi questo non potrebbe essere il momento migliore appunto per questo ingresso. Sono già nella scuola da diversi anni, ma rientrare appunto nella mia città, nella città dove sono nata, dove appunto vivo, è veramente con grande piacere, perché qui è una platea che accoglie il mondo della scuola, le famiglie e il territorio. Tutte le agenzie formative sono qui, riunite stasera in questo teatro bellissimo di tradizione, e questo è veramente un momento secondo me unico e da ripetere, come appunto qualcuno ha detto, iniziare appunto per questo sia il primo anno di una lunga serie di incontri della scuola in armonia, perché la scuola cosentina è una scuola armonica, dottore Greco se ne accorgerà. Siamo appunto un corpo coeso di dirigenti che amiamo lavorare in sinergia. Quindi grazie con tutto il cuore, scusate, sono emozionata. Dirigente Paola Pisani, e adesso un saluto finale da parte del dottore Luciano Greco. Davvero stasera è una serata magica, perché questi meravigliosi studenti, ragazzi, hanno toccato le corde del nostro animo, lo hanno fatto con disinvoltura, lo hanno fatto con passione, lo hanno fatto con abilità, quell'abilità che deriva anche dall'esercizio quotidiano, dal sacrificio, che deriva dal confrontarsi e dal fare un gioco di squadra insieme, nel quale ci si confronta con gli altri e si impara a crescere anche attraverso il confronto con gli altri. Tutto questo in questa bellissima serata, in questa meravigliosa cornice di pubblico. Abbiamo il teatro pieno e siamo davvero onorati di avervi tutti quanti con noi stasera. Siamo contenti perché è una serata di scuola, è la serata della scuola cosentina. Sono di questa scuola cosentina stasera testimoni due scuole, però a me piace parlare della scuola della provincia di Cosenza. E quello che hanno fatto questi ragazzi stasera è davvero, davvero meraviglioso, è stato possibile grazie al lavoro fatto insieme, in squadra, credendo che insieme si possono fare davvero, ci si può togliere davvero delle belle soddisfazioni. Questo è stato possibile attraverso la collaborazione, il confronto quasi quotidiano con i dirigenti scolastici di questi due istituti, ma è stato possibile anche grazie alla collaborazione della prefettura di Cosenza, che voglio pubblicamente ringraziare, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della provincia di Cosenza. E consentitemi in ultima analisi di ringraziare anche il personale dell'ufficio scolastico provinciale, che ha voluto davvero collaborare con i suoi e con grande spirito di missione, credendo fermamente nell'importanza e nel significato di questa serata, di questa manifestazione. Ma soprattutto l'ultimo grazie
è davvero un caloroso complimento vorrei regalarlo, vorrei porgerlo a nome di tutti quanti a questi meravigliosi studenti. Al dottore Luciano Greco, e siamo veramente in chiusura. Qui avete detto tutto, avete ringraziato la maggior parte degli ospiti da ringraziare, comunque ce n'è sempre qualcuno. Io ringrazio ancora il dottore Luciano Greco che ha creduto, lo ripeto, fin dall'inizio in tutto ciò che stasera si sarebbe compiuto e si è compiuto alla grande, vero? Grazie veramente. Voglio sottolineare una cosa, il dottore Luciano Greco è a capo dell'ufficio scolastico provinciale da pochi mesi, ma penso conosca ormai abbastanza la realtà della scuola della provincia di Cosenza, perché conosce il territorio in lungo e largo, non si è risparmiato in questi mesi, non si è sottratto a tutti gli inviti rivolti dai dirigenti scolastici nelle varie scuole per i dibattiti sulla buona scuola e non solo. Quindi tutti hanno avuto l'onore e il piacere di ospitarlo e lui conosce bene, più o meno bene, ormai si è fatto già una buona idea di questa scuola che è grintosa, armoniosa e che ce la mette tutta per far volare questa terra così buia che noi vogliamo illuminare, perché ricordiamoci sempre che una penna, un libro, un insegnante possono cambiare, e un alunno possono cambiare il mondo. Io vorrei fare un applauso al premio Nobel per la pace, per la bambina, poco più che una bambina, la Malala, la ragazzina pakistana che venne quasi uccisa dai talebani perché rivendica e difende fino anche con la morte il diritto all'istruzione. Lei ha detto che lo difenderà e che vorrà vedere tutti, fino all'ultimo bambino, andare a scuola, ed è una cosa bellissima. E da questo palco, visto che parliamo di scuola, e la scuola è il secondo grembo dopo quella materna dal quale esce l'uomo pronto per andare per le vie del mondo, vorrei rivolgere un pensiero insieme a questa magnifica platea a quei bambini a cui viene negato il diritto di andare a scuola e di diventare uomo perché colpiti da una mano violenta. Un applauso, non ce li dobbiamo scordare. La violenza si ignora con l'uccidio, una cosa che non si può accettare. Voglio continuare, io voglio ringraziare ancora, grazie, voi andate platea, va bene, voglio ringraziare anch'io l'ufficio scolastico provinciale e tutto lo staff di segreteria che ha fatto grande lavoro. Così come ringrazio anch'io Sua Eccellenza il Prefetto e tutto il suo staff per il grande, prezioso e impeccabile contributo. Grazie! Grazie a tutte le autorità civili e militari presenti alla serata, grazie a tutto il mondo della scuola, ai dirigenti scolastici e a tutto il mondo della scuola che è intervenuto. Grazie alla Gioielleria Scintille nella persona di Sergio Mazzuca e grazie alle famiglie, ai genitori che siete una parte importante della scuola. L'interazione scuola-famiglia è essenziale. Voi permettete tutto questo perché anche per voi è sacrificio, è lavoro. Grazie per la collaborazione, e se la scuola cammina sulle gambe della professionalità dei docenti e dei dirigenti, anche grazie a voi famiglie. Grazie al soprano cosentino Maria Carmela Conti, al maestro Andrea Baoleo, la voce solista Francesca Odiero. Grazie al direttore artistico del Teatro Rendano di Cosenza, a tutti gli operatori, grazie a questo
splendido, magnifico, abile, bravissimo. Coro e a questa orchestra, siete grandi ragazzi, testa alta, schiena dritta, andate avanti, giocatevi le carte del futuro con l'istruzione e con il sapere. E adesso vi stupiranno, vogliamo una platea attiva che canti dietro insieme a loro. Silent Night e... no, solo, scusate, sono stanca, vi chiedo scusa con grande umiltà, scusatemi. Penso che è anche bello ammettere l'errore con serenità. Allora, i nostri ragazzi ci regaleranno l'ultimo atto di questa serata con Va pensiero dal Nabucco di Verdi. Ecco, vi vogliamo sentire cantare l'opera che diede il grande successo a Giuseppe Verdi. E io voglio lasciarvi dicendovi che tra poco le luci si spegneranno e questo sipario si calerà, però rimarrà la luce che si è accesa nei cuori di ognuno di noi questa sera, per questa serata targata Scuola in Armonia, e che sia la luce della gioia, e che sia gioia per tutto il 2015. Buon anno a tutti e grazie presenza, grazie scuola, grazie. Solo una cosa, sapete io gli vorrei dire, io sono Charlie, ma vi dico, la musica mi rende libero, la musica ci rende libero.